Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi andiamo a parlare di stagionalità. In ogni azienda, in ogni attività commerciale c'è una stagionalità. Cosa vuol dire stagionalità? Che ci sono dei momenti in cui la vostra azienda fattura di più, dovuto a un fattore meteorologico, dovuto alla stagione che cambia. Facciamo un esempio: vendete costumi da mare, giustamente la vostra picco di stagionalità incomincerà da marzo fino ad agosto, ok? Di conseguenza, negli altri periodi le vostre vendite saranno in calo. In ogni settore merceologico esiste una stagionalità e questo esiste anche nel settore delle vendite online. Su eBay esiste una stagionalità per ogni settore merceologico che voi affrontate. Ci sono settori merceologici che non hanno stagionalità, ad esempio automotive è sicuramente uno di quei settori che non ha stagionalità, mentre ci sono altri che sono soggetti a stagionalità, ad esempio chi vende piumini, copri piumini, è ovvio che d'estate i copri piumini non li vende, ok? Deve spostare i suoi prodotti, la sua nicchia, trasportarla nella stagionalità corretta, nel senso vendi copri piumini d'inverno, d'estate vendi i lenzuoli o cose del genere che sono più leggeri, si possono usare d'estate. Andare a studiare la vostra stagionalità è molto importante perché comunque questo vi consente di anticipare i tempi e di non andare a subire un calo di vendite dovute a boh, non so cosa è successo. Invece, analizzare la stagionalità dell'anno precedente vi può aiutare quest'anno ad affrontare in anticipo determinati cali di vendita. Durante le fasi di startup, chiedo sempre al mio cliente se ha una sua stagionalità, se ha un periodo in cui definisce un aumento di vendite o un decremento di vendite. Questo per andare a anticipare, come ho detto, eventuali azioni correttive che possono aumentare il traffico. O più che altro, sai che comunque hai un periodo di calo dovuto alla tua stagionalità, anticipi i tempi, cerchi di andare a recuperare quello che perdi in qualche modo. Analizzate la vostra stagionalità, questo è molto importante, vi consente di migliorare le vostre vendite e di creare una linea piatta in positivo che vi può garantire il non, diciamo, come posso dire, dei picchi troppo repentini di okay, troppe vendite, poche vendite dovute alla stagionalità. Parliamo anche di stagionalità nel settore degli acquisti, nel senso, mi spiego meglio. Come la stagionalità va a incidere sugli orari di acquisto. Vi faccio un esempio velocissimo. Dal mio storico, parlo del mio storico, non parlo degli altri settori perché sono vari e diversi, parlo del mio storico, vi dico che nel settore dei libri, che può essere interessante a voi che vendete libri, ad esempio, nel settore dei libri la stagionalità, e io ragionavo in aste, tramite le aste riuscivo a capire anche qual era la stagionalità perché vedevo dei picchi di rilanci in determinati orari, in determinati periodi. Stagionalità per quanto riguarda libri e settore antiquariato, vi posso dire che l'inverno dalle 5 alle 7, ok, è un orario molto proficuo e dalle 8 fino alle 10 è un orario altrettanto proficuo. Ci sono anche altri casi in cui le vendite avvengono anche in altri orari, attenzione, però il flusso maggiore avviene in quelli. Durante l'inverno questi sono gli orari che vi ho appena detto, durante l'estate gli orari cambiano. Perché cambiano? È ovvio, le persone che alla sera alle 8 d'inverno comprano i libri dalle 8 alle 10, alla sera sono d'estate, sono fuori, sono andati a bersi l'aperitivo, sono andati alla festa, sono usciti con la famiglia. Di conseguenza gli orari vengono traslati. Non sono più dalle 8 alle 10 di sera, ad esempio, non sono più dalle 5 alle 7, ma si spostano la mattina alle 9. Analizzate la vostra stagionalità perché questo è molto importante, vi può garantire di migliorare le vostre vendite e di non dovervi trovare nella situazione: oh cavolo, non sto vendendo, chissà perché. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, pollice su. Se avete qualche domanda, mandatela sul sito, io rispondo a tutti indipendentemente, cioè non posso, ne arrivano tante di mail, ok? Rispondo a tutti, non vi preoccupate. Pagina Facebook Max Maggio, alle prossime da Max. Ciao!